Ciao a tutti, siamo pronti? Siamo pronti, ma non coraggiosi, per questa avventura pomeridiana, orrorino pomeridiano con The Dark Pictures Switchback per PlayStation VR 2. Ciao a tutti, amici, sto bene nell'inquadratura? Sì, che sto bene nell'inquadratura. Salve, vediamo chi c'è. Ciao a tutti. Allora, siamo pronti per questa bella cagata sotto con questo nuovo spin-off. Diciamo che Supermassive non è nuova a queste cose, già Until Dawn, se ricordate, no? Aveva uno spin-off, anzi due spin-off, se non sbaglio, pensati appositamente per PlayStation VR 1. E poi, insomma, a quanto pare anche con The Dark Pictures arriva questo spin-off in VR e vediamo un po' di che cosa si tratta. Ciao Roby, ciao Dredd, ciao Capitan Paciocco, pareti della redazione che grondano sangue, assolutamente ho scelto la luce rossa apposta. Allora ragazzi, io non procederei in ulteriori indugi, anche perché vi anticipo che la live di oggi durerà un'oretta e mezza. Devo staccare prima, devo staccare necessariamente prima perché ho poi un appuntamento molto importante successivamente e quindi procedo con la vestizione del visore, che in questo momento è spento, ma immagino che adesso si accenderà molto bene. Eccoci, verifica di avere in mano il controller che è qui. Eccolo. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Vediamo. Accendiamoli. Voi forse adesso non vedete ancora niente. Ok, premi sul coso per connettere. Eccoci qua. Adesso vedete? Vediamo se adesso vedete. No, non vedete. Al momento non vedete. Perché non vedete? Che non vedete? Stesso problema dell'altra volta? Perché non vedete? Proviamo a cliccare sul gioco. Vediamo se lo vedete. Non lo vedete? Perché non lo vedete? Eppure non lo vedete. Stesso problema? Fermi, vediamo. Ah no, ok, adesso vedete, tutto a posto, adesso vedete. Oh, oh. Come accetto? Ah, devo. No, vabbè. Ok, accetto. Iniziando, accetto, ok. Quindi voi adesso vedete? Sì che vedete. Sì che vedete. Aspettate che devo mettermi la cuffietta, se no altro che immersività. Eccoci. Oh, amici. Ho molta paura. Per soffrire l'esperienza, ah, bisognerebbe giocare da seduti. Quindi da seduto devo giocare. Va bene, allora devo. Mi sa che tocca ricalibrare l'area di gioco. Aspettate. Mi sa che tocca ricalibrare l'area di gioco. Adesso vediamo subito. Impostazioni rapide. Imposta area di gioco. Seduta. Imposta l'area che è questa. Perfetto, 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 perfetto. Dice che la posizione ottimale è da seduto. Oh, voi vedete tutto a posto? Sì, vedete, vedete, vedete. Vedete, vedete. Oh no. Oh no. Vediamo quanto mi fanno cagare sotto. Peggio di. Ma vaffanculo. Peggio di Resident Evil non dovrebbe essere, però. Allora, nuovo viaggio, impostazioni, aiuto.
Siccome io sono accessibilità, sottotitoli, stile dei caratteri, carica automatica, difficoltà, modalità sopravvivenza, altrimenti modalità storia, incubo, no, grazie. Vabbè, mettiamo normale. Non c'è la possibilità di mettere la mano mancina, io che sono mancino? Vediamo. Accentramento oculare, feedback, grilletti, no. E vabbè. Mi frego. Carino il menu, eh? Molto carino il menu. Farvi capire, io sto puntando con la pistola. Nuovo viaggio. Ah, ecco qua. Modalità sopravvivenza. Switchback. Ah, salve. Sì. Ciao, sono io, Charlotte. Bene, probabilmente sei in una zona senza campo. Sì. Volevo solo dirti grazie. Galleria. Non pensavo di vederti. Dopo che papà... Sì, insomma. Oh, vaffanculo! Questi sono pantaloni da 1.000 dollari, idiota! Mi senti? Pure tu che ti compri i pantaloni da 1.000 dollari, però. Cazzo! Oh no! È tutto nero? Aiuto. 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 Ok. Caricamento. Ah, ok. Ok, allora fermi tutti però, metto un attimo pausa, voglio leggere un secondo la chat per avere i vostri feedback sull'audio, perché poi non vorrei che... Allora... Vabbè, mi sembra che l'audio sia a posto, dovrebbe esserlo, se volete alzo anche un pochettino il volume, però dovrebbe essere ok. Ok, quindi è un gioco proprio su binari come lo era il primo spin-off di Until Dawn. Ok, quindi perciò si sta seduti. Immaginavo che dovendo stare seduti allora era una roba su binari. Ci sta. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok, direi che ci siamo. No, mi sono un po' spostato. Ah, non ho la pistola al momento. Non ho la pistola al momento. Wow! Ma che è Disneyland? Benvenuti all'inferno. Vi auguriamo buon Oh divertimento. no! Oh! Devo fare?
che devo fare? Fermi, eh. Devo fare. Dunque, capisco. Ah, ma che stupido. Devo sparare i teschi. Ok. Per ricaricare l'arma, scuotila o premi quadrato. Ok. Ok. No. Ok. Perfetto. Ah, ah. I bersagli marchiati, ok. C'ho una mira veramente del cazzo. Oh! Ok. Ah! Che succede? Ah, devo schivare così. Ok, perché sennò mi faccio male. Aia! Oh cavolo. Fammi abbassare. Dai, però è divertente. La salita prima della discesa. Sulle mani. Sulle mani? Sì? No? Sì. Oh mio Dio! Questo l'ho sentito. Ammetto che l'ho sentito, ma non ho più le pistole. Oh 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 oh! Ma non ho più le... Ah, eccole! Ah! Ah! Oh! Oh cavolo! Che vuoi da me? Che vuoi tu? Ah, devo scegliere dove andare. Spara la freccia per cambiare percorso. Quella freccia? Ah sì. Ah, potevo scegliere dove andare. Salve.
Ok. Spara alle casse demoniache per ricevere nuove armi. Ok. Ok. I teschi rappresentano... Non ho fatto in tempo a leggere. Ma qui... Cioè, come cambio arma? Cioè, ho avuto nuove armi? Ah, queste sono le nuove armi. Ah, ok. Punteggio, vabbè, non male. 2410. Non ci lamentiamo. Scusate. Oddio. Sempre il signore lì che mi osserva. Salve. Caricamento. Ok. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo. Ok. Ah, sono tornato alle pistole di prima. Quindi le nuove armi sono temporanee. Il mercato del pesce. Boh, così. No, questa no. Così, caso. Ok, spariamo il più possibile. Rompiamo più cose possibili. Oh! Oddio! Ah-ha! Mi chiedevo quando ci sarebbe stata un po' d'azione, oddio santo! Dimmi che ce li ho dietro! Ah! Oddio! Fine? Maledetti! Chi è? Chi è? Perché ti fermi? Oddio santo! Oddio santo! Chi è? Ma... Mamma mia, raga! Niente di trascendentale, però...
Poi lo sapete che so caca sotto io. Però mi presto, mi presto. Oh! Mortacci. Ehi! No, voglio punti! Ah già! Ah! Oh, oh! Sto facendo schifo! Oh, sto prendendo tutti tranne i doppi punti! Oddio santo! Beh, caruccio, dai! Mamma mia, raga! Paura! Ok! Oh! Ma guarda un po'! Cosa abbiamo? Lo shotgun, tipo? Molto bene! No, perché ho perso la... Perché ho perso lo shotgun? Ok, sta per arrivare... Qualcosa di spiacevole! Ah! 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 Ah, perché poi a un certo punto finisce. È a tempo. Le armi speciali sono a tempo. Attenzione al oh! No, ho sbagliato tutto. Aia. Questo si alza. Questo si alza. Eccolo. Cosa? Ma è diventato il Plague Tale? Oh no, non dirmi che devo ammazzare zoccole. Tsunami di zoccole, non mi lasceranno mai. Arma! Quindi non mi conviene sprecare l'arma speciale sulle cazzo. Chi è? Che vuoi? Chi è? Va bene. Cimitero navale. Ok, non mi piace. Non mi piace. Che è sta roba?
Ah, che schifo sei, che schifo sei, che schifo sei, che schifo sei. Che schifo sei, che schifo eri. Qui ci prova, sa? Ci prova. Non ci provare. Ok. No. Oh. Forse potevo andare di là. Vabbè, stessa cosa. Attenzione tu, ciao. Anche tu, ciao. Te, sapevo io. Mannaggia al cazzo, ragazzi, mannaggia al cazzo. Lo becco in testa, sa? Lunghetto sto livello. Oh! Gira un po' la testa in ste parti, e niente di trascendentale. Ah! Mannaggia. E non morite però. No! Ma maledetti! No! Ok. Brutto. Bello nell'aeroplano. Ok. Che succede adesso? Adesso c'è tipo il Kraken, qualche mostro marino del caspito. No? Si scende? Sulle mani! Sulle mani! Ah no, vabbè, niente di che. Pensavo peggio. Oh cavolo. Gira un po' lo stomaco, è qua. Oh no, c'è il fuoco. C'è il fuoco? Spara le valvole. Oh! Ok. Ah, ok, devo proprio sovraccaricarle. Mannaggia a te, mannaggia a te, mannaggia a te. Capisco che... Ah, ok. Fermi, ok. Devo farli insieme. No, non è andata. Ok. Allora, fermi. Devo fa... Tac, tac, tac. E tac. Ok, è andata. No! No! Che cazzo siete? 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 Siete orribili! Guarda quello! Che striscia!
Strisciante! Strisciante! Cambiamo direzione. Ok. Maledetti topi però, eh? Mannaggia voi, voi siete i più brutti! Voi siete i più brutti! Ma che cazzo? Mannaggia al cazzo! Ma no! Maledetti! 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 Ma voi siete maledetti, voi siete maledetti! Quando finisce il livello! Arma! Ok! Arma! Arma! No! Ah, ok. Ok. Oh no. Ok, fine livello. Quando sparisce l'arma, fine livello. Fine livello. Aiuto. Che volete da me? Che succede? Quando c'è un altare, oh mio Dio, sei brutto. Ok. Ah, non è finita qua? Oh. Bello. Bello. No, brutto. Brutto, brutto. Brutto. Ma voi siete dei maledetti. Guarda questo, cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Sono morto, sono morto, sono morto. Sono morto. Sono morto. Brutto, brutto, brutto. Allora, fermi, facciamo una pausa. Diamo un po' la chat. Mamma mia. Diamo un po' la chat. Amici, ciao Passerotto, già un po' la chat. Allora, andiamo in alto. Ciao Tom. Audio fuori sync, adesso sistemo, scusate se magari non me ne ero accorto, adesso sistemiamo.
abbastanza una cagata sto gioco. Fa quello che deve. Fa quello che deve. Sì, più da VR 1 che da VR 2, questo è vero. Questo è vero. Molto da parco giochi. Scuoto i controller perché si possono ricaricare anche così, cioè è figo. Figo. No, nel tutorial dice che si deve premere, cioè o si preme un tasto oppure puoi sbatacchiare le pistole. Ciao Fizio! Gabbo Cuor di Leone, assolutamente, assolutamente. Ma in realtà non fa così tanta paura, raga, sono io che sono un po' un cagone. Sono io che sono un po' un cagone. Vabbè, ci facciamo un'altra mezz'oretta? Secondo me va bene anche così, nel senso che non è che serve, no? Chissà quanto tempo per capire che gioco è tutto così. Facciamoci un'altra mezz'oretta così per passare il tempo. E poi niente. E poi niente. Va bene. Riprendiamo? Ci riproviamo? Vediamo? Vediamo. Ok. Qui c'è la pistola. Qui c'è l'altra mano. E riprendiamo. Ah, proprio qui, subito. Oh, ah, bello. One shottato proprio. Mannaggia. Ok, mo succede tipo il panico. Oh, i topi che mi hanno fregato. Ok, sta andando meglio di prima. Ok. Oddio santo, che è sta roba? Oh! Che è sta roba? Ok, guarda sto bastardo che sta qua sopra. Ok. Oh, 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 che volete? Oddio. Ah, ok. Ok. No. Vediamo se... Ok, qui è andata. Mentre qui... no. Ok. Va bene, prima quello allora. Oh. No.
No, 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 ho sbagliato tutto. Rifacciamo. Allora, questo qui per primo. Poi lui? No, troppo presto. No. Questo per ultimo. Ok, va bene. Questo per ultimo. No! Vabbè, ho sbagliato. Però forse... Ah, ok, ce l'ho fatta. È morto? Poi? Ah! Oddio! Punteggio... Finito? Ma quello è morto, secondo me è morto quello lì, Non l'ho salvato. Forse si poteva salvare? Sì, finito. Finito il livello. Ah, ok, eri tu. Sì, tipo in treno con me. Cominciamo bene. Maledetti. Che c'è qua dentro? Bella. Ah. Ok. Bastardo di un dottore lì, Che cos'è quello? Che cos'è quello? Sto ricaricando. Siamo sempre nel cimitero navale. Questi non posso sparargli? No. Cambiamo direzione? Don't blink, oh mio Dio ragazzi. Non fare rumore. Ma sono adorabili! Sono cagnolini! Cosa potranno mai fare di male? Sono cuccioli! Sono cuccioli, dai! Ma male che non dovevo fare rumore. Oh no! Devo uccidere i cuccioli! Fuggire così facile. Palle. Non fare rumore e poi alla fine
E non è vero. E se faccio rumore, ti sveglio lo stesso. Escono prima. Vabbè. Ok, se faccio rumore escono prima, ho capito. Li ho già uccisi tutti? Ah no, ok. Ce ne sono altri. Ok. Ok. Oddio santo, ma che è sta roba? Mannaggia. Maledetti. Ehi! Ok. Ah. Perché? Oh, ok, no. Questo è brutto. Questo mi fa male? Se mi prende? No. Questo è brutto, raga. Mamma mia. Oh, figo però, vibra headset. Ok, questo è brutto. Questo è proprio schifoso. Mi ricorda Scorn. Ma c'è un jumpscare sicuro. Sicuro. Che devo fare? Ovvio. Ovvio, vabbè. Niente di che, eh. Oddio. È tutto sotto controllo, più o meno. Ok, madonna. Questi striscioni. Striscioni. Dove sei? Dove sei? Aha. Ma che cazzo? Uè, cosa sei? Ah, ciao. Vabbè. Sì.
Ciao signorina, sei carina, piacente, ma ho l'impressione che adesso diventerai una roba. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Ecco qua. Vabbè, sì, e perché no? Ah! Perché no, d'altronde? Ok. Ok. Maledetta. Specie di boss questa qua. Ok. Dove stai? Ok. E dopo la salita c'è la discesa, lo sappiamo. Oh, attenzione. Qua mi sa di... Che è stato? Oddio! Un topo! Sì? No? Dai! Che cacchio sei? Pure la vecchia! Pure la vecchia! Pure la vecchia! Pure i topi! Maledetta! Merda! Manco muore questa, oh! E muori! Morta! È un livello di boss questo!
Ok. Bella, bella. Ah, siamo usciti. Bella. Ah, sì, no. No. Eh? Ok. Che è sta roba? Ah. Oh! Oh! Va bene, ma... Ah! 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 Ok. No. Oh. Ok. Il cacchio di barile. Eh no. Io non lo piglio. No. La morte non ti ghermirà. Che succede? Che succede? Tutto schermo scuro. Recuperiamo un po' di commenti. Amici. Ho sudato. Con tutto che sto seduto, ho sudato. Di nuovo audio in the sink? Di nuovo audio in the sink. Sto sudando con te. Mamma mia, amici. Mamma mia. Vabbè, comunque a breve, perdonatemi, ma devo staccare. Perché c'ho per l'appunto, insomma, una roba importante da fare tra poco e un pelo, ok. Tanto raga, è un titolo che non si discosta di una virgola, insomma, da come si è presentato nella prima parte. Però, allora, sì, sicuramente come diceva qualcuno,
è un gioco più da VR 1 che da VR 2. Il fatto che è su binari, che anzi guarda, adesso switcho un po', ci facciamo una chiacchiera insieme così. Il fatto che è su binari, che praticamente insomma, cioè, anche a livello grafico è molto molto così. Tra l'altro hai visto che bella visuale estesa della nostra parete da divano? Forse un po' storta, però vabbè. E sì, avrebbe potuto spingere più su grafiche e altro, con tutto che non so da quando in sviluppo, non so se è stato sviluppato per PlayStation VR 2, so nemmeno quanto costa, una quarantina d'euro, immagino, un prodotto del genere. Vediamo, The Dark Pictures Switchback. PlayStation.com costa 39,99 euro. Il bello è che è esclusivo per PlayStation VR 2. Cioè, sul PlayStation Store c'è scritto PS VR 2 richiesto, controller VR 2 richiesti. Significa che sul VR 1 sta roba non gira? Perché è molto discutibile come cosa. Comunque va preso come un giochino così per passare una serata divertente. Personalmente forse non ci spenderei 39,99 euro. A quel prezzo si trovano esperienze per VR 2 forse anche migliori, però magari con uno sconticino così, giusto per, se vi piacciono anche le ambientazioni stile Supermassive. Questo praticamente è quello lì per Until Dawn, quello di Until Dawn per PS VR 1, che non mi ricordo come si chiama, Rush of Blood. Questo è praticamente Until Dawn, Rush of Blood, in versione però per, cioè nel senso, versione Dark Pictures, che comunque io ricordo che insomma all'epoca aveva una grafica più o meno, sto vedendo delle immagini, più o meno nello stile di Until Dawn, cioè fare anni dopo per PS VR 2 una roba così, che però graficamente veramente era VR 1, insomma, forse graficamente si poteva fare Mosso 2 26, capito Tom? No, cioè tra questo e Mosso 2 io ti dico tutta la vita Mosso 2. C'è poco da fare. Tutta la vita Mos 2. Questo qui, se proprio insomma vi piace l'horror, se proprio vi piacciono questo tipo di esperienze, può andare. Per il resto non, cioè con tutto che vedete poi in live mi sono divertito, cioè alla fine ci si diverte. Però certo, 39,99 per una roba così, che poi magari in 2-3 ore lo finisci pure, non lo so. Ciao Gab, molto ottima, com'è che c'è mezzo mondo che regala sorteggio delle key per la beta di Diablo 4, tra le quali Xbox UK e Ireland, e in Italia zero? Non siamo meritevoli? Ma che ti devo dire, Cosceto? Puzziamo evidentemente, non lo so perché, non te lo so dire. Comunque ragazzi, io lascerei qui per una serie di motivi. In primis perché, come vi dicevo, tra una mezz'oretta c'ho un appuntamento. In secondo luogo perché insomma il gioco è quello che è. Banalmente non vedo
come da qui alla prossima ora, a parte che non mi posso trattenere così a lungo, non vedo come da qui alla prossima ora potrebbe in qualche modo cambiare la situazione. Fermo restando che, insomma, fa quello che deve fare. Lo si poteva concepire forse un po' meglio, però per fare quello che deve fare, tutto sommato lo fa dignitosamente. Cioè, è un gioco che per me sta nei limiti di una sufficienza, che è tutto sommato un titolo che può divertire. Va bene ragazzi, io vi lascio, scusate per questa incursione breve, ma veramente tanto lavoro, tante cose da fare e nulla. Voglio tanto tanto bene, tanto con me ci rivediamo domattina e pure domani pomeriggio con Bayonetta, quindi proprio, sono mancato i primi giorni della settimana, ma mi fate un bel fine settimana in mia compagnia. Va bene amici, io vi voglio tanto bene, fate i bravi, buona serata, io a breve devo veramente scappare. Ciao a tutti, baci!